Ciao a tutti, benvenuti ai top e flop di VG247.it, ovvero quell'appuntamento nel quale vi diciamo quali sono state le notizie migliori e quelle peggiori della settimana. Oggi parleremo di The Wolf Among Us e del suo stranissimo bug, di persone che fanno sesso davanti alla loro PlayStation 4, di Shenmue e di A Panda Piace. Quindi, cominciamo! In terza posizione mettiamo la poca lungimiranza di Nintendo, che solitamente non sbaglia un colpo, tranne magari ultimamente con il Wii U, ma ha dimostrato di non essere proprio in vena di fare grossi affari qualche anno fa, quando sembra rifiutò l'offerta di Activision di avere in esclusiva la serie di Skylanders. Ebbene, al momento magari non si sapeva bene come questa sarebbe andata. Adesso, col senno di poi, noi sappiamo che Nintendo ha fatto veramente una gran cavolata, dato che Skylanders vende davvero milioni e milioni di giochi ad ogni occasione. Nintendo, ti è andata male. Solitamente in queste occasioni noi siamo qui a parlare di Telltale Games per le loro storie, per le loro atmosfere, per la loro capacità di intrattenere e di coinvolgere il videogiocatore. In questo caso, invece, parliamo di loro per un bug davvero imbarazzante che è possibile vedere nel terzo episodio della prima stagione di The Wolf Among Us. In questo caso, il protagonista Bigby si mette all'opera in uno strano balletto, in strane movenze che hanno un che, per il pubblico femminile immaginiamo di sensuale, ma per il videogiocatore, per le atmosfere e per gli argomenti trattati sono veramente esilaranti. Come potete vedere, la cosa è abbastanza imbarazzante. Sin dall'arrivo di PlayStation 4 nei negozi era noto che Playroom, in abbinamento con Twitch e la possibilità di streamare in diretta i propri contenuti, avrebbero causato dei problemi. Infatti, già tempo fa avevamo visto un simpatico marito che spogliava la moglie di fronte alla telecamera, ma adesso siamo arrivati veramente al passo successivo. Su internet sono infatti apparsi dei filmati nei quali due persone hanno deciso di fare del sesso di fronte alla loro PlayStation 4. Non contenti, hanno mandato in onda, in diretta, su Twitch il loro filmato. Noi non sappiamo assolutamente cosa dire e pensiamo che Sony e Twitch debbano trovare un sistema per controllare queste cose, anche perché davanti alle nostre console non che succeda niente, però possono finire anche dei ragazzini che potrebbero rimanere un po' turbati a vedere certe scene, soprattutto non tanto per gente che fa sesso, che è abbastanza naturale, quanto per chi lo fa. E partiamo immediatamente con le notizie più belle di questa settimana. Al terzo posto mettiamo l'arrivo di Hearthstone su iPad, ovvero, a nostro avviso, la piattaforma ideale per il gioco di carte collezionabili di Blizzard. Infatti, se già su PC questo gioco era capace di rubarci davvero tante tante ore di sonno, su iPad è quasi una droga, molto pericoloso, perché il tablet di Apple è davvero portabile ovunque e quindi vi troverete a giocare a Hearthstone o soprattutto ad aver voglia di giocare a Hearthstone, va bene sul treno, va bene sull'aereo, va bene in macchina se non state guidando, e però ovunque, e questo fa molto molto male. La seconda notizia più bella della settimana è il fatto che Giacomo Bevilacqua, il famoso disegnatore di A Panda Piace, abbia deciso di collaborare con VG247.it per realizzare delle piccole strip nelle quali ci parla dei suoi videogiochi preferiti. Ovviamente Giacomo si è preso la libertà di parlare di solamente i giochi che gli interessano di più, quindi voi seguite tutti i giorni VG247.it per scoprire la prossima bellissima strip che ci offrirà. Nonostante siano passati davvero tanti giorni, il rumor che Shenmue 3 sia nell'aria è ancora la notizia più interessante e più sconvolgente di questa settimana. Infatti la fonte non è stato un sitarello qualsiasi o uno qualunque che ha sentito Yu Suzuki chiacchierare e quindi ha tratto le sue conclusioni un po' affrettate, ma sono stati i colleghi di Eurogamer.net che, in questo caso, parlando approfonditamente con Yu Suzuki, sono riusciti ad arrivare alla sensazione che il creatore giapponese sia davvero in procinto di offrire e di creare e di annunciare il nuovo capitolo dell'amatissima saga. Quindi noi siamo veramente eccitati e siamo con le orecchie davvero ben tese nella speranza che queste indiscrezioni si realizzino e diventino veramente realtà. Voi nel frattempo seguite VG247.it ovviamente per sapere tutte le notizie in tempo reale. E anche per questa settimana è tutto, questi sono stati i top e flop della settimana, io sono Luca Forte e questa è VG247.it, il canale All News nel quale vi raccontiamo tutti i giorni tutte le notizie, tutti i video e vi mostriamo tutte le immagini riguardanti il mondo dei videogiochi. Ovviamente vi chiedo di seguire il nostro canale YouTube, ma anche di seguire VG247.it sul suo sito, ma anche sui suoi social come Twitter, Facebook e G+. Per oggi è tutto, quindi vi auguro buona giornata, ciao!